era che leggerà, diciamo, per tutti l'Assunta. Poi, prima di leggere il Vangelo, proietterò, spero di farcela, due brevissimi video, così un po' leggeri, un po' simpatici, un po' per introdurre, così che danno uno stimolo, lanciano un pochino il tema, diciamo. E poi leggeremo il Vangelo e poi diamo la parola a Don Peppino, come sempre. E poi lasciamo spazio alle condivisioni. Ecco. Per cui direi che l'Enrica, sì. Ok, possiamo iniziare. La preghiera iniziale facciamo. Sì, adesso mi collego, sì, condivido con la giusta. Il Salmo, praticamente Claudia, sì, il Salmo. No, la preghiera iniziale è quella in preghiera, In avevo preghiera. Ok, notato, esatto. bene, bene. Nel nome Avevo del Padre. lottato e sofferto tanto per il tuo regno, quando un giorno, Signore, mi sono ritrovato schiacciato da forze superiori alle mie, curvo nel deserto della mia solitudine, deluso per l'incapacità di amarti, seduto affranto sul ciglio della strada. Ma all'alba di un nuovo mattino, un pellegrino carico di memorie mi è venuto incontro. E ha posato la sua mano sulla mia spalla con tenerezza d'amico. Se sei stanco, appoggiati a me, mi ha detto, e se hai fame, mangia il mio pane custodito per te, e ho pure del vino che può rinfrancarti. E in silenzio abbiamo ripreso a camminare ancora insieme, fianco a fianco, il suo passo sincrono col mio. E poi all'orecchio ad un tratto mi ha sussurrato: non abbandonare mai il sentiero della verità e della pace, della giustizia e dell'amore. Io sarò sempre con te. Come un angelo sei andato via, Signore, ma sento ancora la tua mano sulla spalla e il tuo passo accanto al mio. Il Vangelo, Claudia, giusto? Sì. Non si sente, Claudia, cosa dici, eh? Non si sente. Ok, no, dovrei proiettare i video. Non so se riesco a farlo. Ti Allora, sei abilitata, sì. sì, provo a farlo. No, però mi sa che no, perché è un YouTube. Se io lo faccio partire. Ma tu hai la condividi schermo, quell'icona verde centrale. Ti Sì. apre tutto quello che tu hai aperto il computer, scegli la cartella che devi condividere. Sì, però la cartella è qua. Ah, ok, aspetta, faccio in un altro modo. No. Sì, se è aperto dovrebbe fartela vedere nello schermo. Andiamo, provo a vedere. Provo a far così. Ok. Non c'è l'audio però, Claudia. Giusto. Sai perché? Ci sono sulla destra, in alto a destra, ci sono dei puntini. Se tu clicchi su di uno, su questi puntini, esce
Esce, condividi audio. Dovresti schiacciare su quello. Vedi, Claudia? Sono in alto. Tre puntini, o in alto lo schermo o in basso sulla destra. In alto a destra. O in alto a destra o in basso a destra. Tre puntini sulla quale poi viene fuori anche condividi suono. Uffa. No, non riesco. Ah, qua, ok. Ecco. Se condividi suono, adesso se lo fai ripartire dovrebbe essere a posto. Però non c'è. Condividi audio, condividi suono. Forse è così, proviamo. Va bene. No, non arriva, Claudio. Io apro i puntini, ma non trovo condividi l'audio, cioè disattiva l'audio, ma io non l'ho disattivato. Silenzia il mio audio, ma non è quello. Vabbè, niente, se mi spiace, se non riusciamo, non. Niente. Facciamo che. Ah, forse qua. Niente, vabbè, pensavo di essere capace di farlo. Condividi il suono, questo forse. Condividi il suono? Sì, quello. Allora, forse va. Buono un po' di caffè? Sì. Sì, no, non è. Ok. Ma farò poi tutti e due a casa, ma già tutti e due. Visto nemmeno ancora la macchinetta con caffè per una persona tu. Mamma mia, tu, una tazzina. Proprio un po'. Così qua, via. Attenzione, non fa carità, via. Secondo me mamma mia, è un massimo della solitudine, proprio. Uno che tiene la macchinetta con caffè per una persona. Cioè, chi se non spera mai come ne trova qualcuno che ci vuole fare una tazza per due, per tre. Poverino, chissà come si sente solo. Ma infatti proprio per questo. Cioè, Ricchetto si sente solo e ti piglia pure la macchinetta o il caffè per una persona. Vuol dire proprio che, capito, che vuoi rimanere solo. Perché stai solo, cioè, anzi, la macchinetta per 12, 24, 48 persone, capito? A spingere la gente che pensa, qualcuno dice, ma a me c'è piano caffè a casa loro per solo. No, cosa ho fatto? Nick, No. Anna, ci sta qualcuno, eh? Ho sbagliato. Adesso come faccio ad andare indietro? No, non è questo, era un altro. Scusate, sono proprio un po' imbranata. Comunque il senso c'era. Okay. Aspetta, fai così. Perché l'ho rimessa qua? Il Vangelo, Claudio, adesso mando oppure. No, aspetta, Don, se ce la facciamo, condividiamo Ok. anche il secondo. Bene, bene, bene. Dopo il caffè vediamo se ci Esatto, dopo il caffè. c'è qualcosa. Ammazza il caffè.
Claudio, devo fare qualcosa? No. Claudia? Devo fare qualcosa? No. Claudia, hai problemi di connessione. Non c'è, non si vede nulla, qua. Ah. No, qui stiamo aspettando. Esatto. Ma... Ah, scusate, io stavo guardando. No, non hai condiviso, Claudia. Ah. Che disastro che sono. Ok. Ma il Massimo che c'è lì fianco a te. Massimo, Niente, dai, facciamo che andiamo avanti. Ma l'ho fatto. No, perché non si è visto, non era No, hai ragione. Dovevo fare così. Così. Vedi che non... Ah, condividi. Lo volete sentire un pezzettino? Giusto per introdurci, poi però non, magari non lo sentiamo tutto. Va bene? Che c'è un amico in più, se sposti un po' da seggio, ma stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Sempre aperta, la luce è sempre accesa. Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. Il fuoco sempre vivo. E se qualcuno arriva, non chiedergli chi sei. E se qualcuno arriva, non chiedergli che vuoi. E corri verso lui con la tua mano tesa. E corri verso lui, spalancagli un sorriso e grida evviva, evviva. Giungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, stare più comodo tu.
Daniela, tocca a te allora adesso. Dal Vangelo secondo Marco. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastori, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali in modo che andando per la campagna e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dai loro da mangiare. Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate e vedete. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. Prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Tocca a me o facciamo un po' di silenzio? Vai pure, Don Peppino. Benissimo. Beh, innanzitutto un saluto cordiale, sereno, in particolare ai 3 sacerdoti. Beh, Don Remo non lo vedo, ma so che ha avuto qualche difficoltà anche ultimamente, e lo saluto e lo ricordo. Con Don Carlo, che è stato avanti qualche anno di me rispetto alla prima Santa Messa, ma credo di aver condiviso almeno un anno in teologia, ho poi avuto modo di dialogare con lui, anzi di farmi aiutare come rettore del seminario nell'accoglienza di un diacono che poi è stato lì per alcuni anni prete a Melzo, e poi di portarne un secondo, per cui, beh, innanzitutto, così lo dico molto semplicemente, la fiducia in uno che comunque sapeva accompagnare i sacerdoti giovani, e poi anche l'attenzione a questi ragazzi che avevano bisogno proprio di vedere davanti qualcuno che interpretava bene l'essere sacerdote. Con Don Marco sono stato rettore. Poi Don Marco è uno con cui, non dico che si fa fatica, è impossibile litigare, almeno negli anni del seminario. È arrivata la badante di mia mamma. Per cui sono proprio contento, poi lui mi ha anche chiamato, poi l'ho accompagnato anche negli ultimi anni quando ho fatto il lavoro di così accompagnatore dei preti giovani. Per cui è una comunità che ha preti che conosco bene, che stimo. E poi anche tante persone, non le elenco perché diverse sono qui davanti agli occhi. Anzi, il quadro grande della Claudia e del Massimo, siamo stati anche oggi insieme ad un battesimo. Bene, grazie anche per questo invito, perché mi dà sempre modo di riflettere molto sulla parola di Dio.
Anzi, mi sembra proprio che il testo che Claudia mi ha passato sia un testo fatto bene, che spiega bene il discorso della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E quindi, se qualcuno vuole approfondire, ecco, a me pare decisamente ricco come stimoli. Io ho cercato di scrivere qualcos'altro, ma sempre naturalmente a partire dalle cose essenziali che questo testo ci passa. Voi sapete che il miracolo della moltiplicazione dei pani nella prima comunità cristiana ha assunto un grandissimo rilievo, era il miracolo. Tant'è che quando i tre evangelisti hanno scritto il loro Vangelo, addirittura Matteo e Marco l'hanno raccontato due volte, ad esempio Marco lo racconta in questo capitolo sesto, ma poi i primi 10 versetti del capitolo ottavo di Marco raccontano ancora questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e poi si va a chiedersi se era sempre il racconto dello stesso miracolo, magari più volte il Signore avesse fatto questo gesto di attenzione alle persone che lo seguivano. E del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci ne parlano anche Luca e Giovanni una volta sola. Per cui quando si parlava del miracolo grande di Gesù, per la gente che l'aveva ascoltato e per coloro che hanno poi ascoltato gli apostoli, questo era il miracolo di riferimento. I discepoli erano tornati dalla missione. Il Signore Gesù aveva chiesto loro di andare ad annunciare il regno nei vari villaggi. Tornano dalla missione e riferiscono in maniera abbondante, a volte sembra anche entusiasta, riferiscono a Gesù l'esito della loro predicazione. E c'è una sottolineatura da fare. Chi è chiamato ad annunciare il regno non è proprietario dell'annuncio. L'annuncio è del Signore Gesù. Il regno è il Signore Gesù che lo porta sulla terra. E quindi è importante andare a misurarsi con Lui rispetto al cammino di evangelizzazione che si è cercato di fare. E questo dice anche di un'esigenza di purificazione da parte di noi presbiteri, da parte di coloro che hanno il compito di portare il Vangelo nella catechesi, da parte degli educatori. C'è proprio la necessità di bagnare questo nostro raccontare di Gesù dentro l'amore grande che il Signore ci offre quotidianamente. E quindi è fondamentale che questo dire del regno sia rivisto dal Signore, rivisitato da Lui, e da Lui sentire se in questa testimonianza dobbiamo forse magari cambiare qualche registro. Ebbene, il Signore li vede così entusiasti che chiede agli apostoli di lasciare quello che hanno vissuto e di fare un po' di silenzio con Lui, di andare in un luogo deserto e di ascoltare nel luogo deserto il Signore che cosa aveva da dire loro rispetto a questa scelta che avevano vissuto. E l'annuncio del Vangelo può nascere solo dall'intimità con il Signore. È Lui il luogo del nostro riposo. Occorre
lasciarlo parlare. Questa mattina, o chi ha partecipato alla messa ieri, nel Vangelo di oggi, nella prima lettura di oggi, c'era quell'indicazione chiara nel testo del Siracide: ascolta, medita, tieni conto delle mie parole. I tre grandi passaggi che portano poi a dare concretezza a quello che il Signore ci chiede. E questo deserto che il Signore desidera per se stesso, saliva spesso di notte sulla montagna, non è lo stesso del deserto, ma è un luogo dove si trovava da solo. E questo deserto in cui il Signore riconosce la tua fatica, riconosce le esigenze che la missione chiede, e il Signore ti valorizza, il Signore ti parla e il Signore ti indica la strada da compiere. Proprio mi torna sempre in mente un brano che leggo sempre molto volentieri e che a volte commento anche. Lo troviamo nel capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, e Barnaba viene mandato ad Antiochia, dove è cresciuta abbastanza improvvisamente. Non c'è nessun responsabile mandato da Gerusalemme, ma erano i fuoriusciti dopo la morte di Stefano, che erano andati in questa grande città, la terza città dell'impero romano dopo Roma e Alessandria d'Egitto. Era appunto Antiochia, con il suo porto di Seleucia. E questi ebrei che fuggono, anche su indicazione degli apostoli, dalla persecuzione che è seguita alla morte di Stefano, vanno e annunciano nella sinagoga, poi annunciano anche nelle piazze a coloro che sono pagani, e la comunità diventa molto grande. La comunità di Gerusalemme manda allora questo uomo ritenuto saggio, Barnaba. È bellissimo il passaggio dove si dice: Barnaba arrivò ad Antiochia e fu molto contento di quello che vide. Avrà visto anche presumibilmente, in una comunità nata nell'entusiasmo, anche qualcosa magari che andava corretto, ma l'atteggiamento è quello della valorizzazione. Ed è quello che il Signore Gesù fa con i suoi discepoli. Lui conosce le loro fatiche, conosce che la missione è spesso attraversata anche da una durezza di cuore da parte di coloro che ascoltano, ma lui li chiama, li vuole aiutare, li vuole far crescere. E mi torna in mente anche un altro brano molto bello, quello di Marco 3, dove Gesù chiamò a sé i 12 ed essi andarono da lui. E che cosa dice il Signore? Vi ho chiamati perché voi sostaste un po' di tempo con me per mandarvi poi ad annunciare e ad essere accanto alle persone che soffrono. Ecco, il tempo davanti al Signore per rivisitare quello che ognuno di noi ha fatto, ma poi per mettersi nelle mani del Signore. E in questo testo di Marco, posso anche sbagliarmi, ma è l'unico dove c'è quella frase molto importante: date loro voi stessi da mangiare. Cioè, laddove il Signore Gesù coglie l'attenzione molto concreta degli apostoli rispetto alla fatica, alle esigenze della folla stessa che, entusiasta della parola del Signore, lo segue da tempo, da tutta la giornata, ma non hanno ancora mangiato, e gli apostoli che dicono: lasciali andare nei villaggi, congedali, così che possano mangiare.
è il Signore che dice: date loro voi stessi da mangiare. Cioè il Signore che dice: nella nostra vita non dobbiamo soprattutto delegare, non dobbiamo soprattutto dire qual è la strada giusta su cui stare, qual è il sentiero da prendere. Non basta dire quello, non basta indicare ciò che deve essere fatto. Occorre che con amore noi mettiamo a disposizione quello che possiamo. Magari è pochissimo, ma dobbiamo farlo con amore. Permettetemi una digressione, quelli che vengono ad ascoltare le 10 parole a Gazzada sanno che torno spesso su questo valore, su questo passaggio. Papa Francesco, quando commenta i 10 comandamenti, dice che la parola con cui si chiama questo decalogo non è una parola esatta, non sono comandi, sono parole. Parole che vengono da un Dio che ha appena chiesto, che ha appena desiderato che il popolo ebreo uscisse dalla schiavitù, e lui l'ha aiutato ad uscire, lui si è preso cura del popolo. E allora questo popolo che annaspica un po' nel deserto, lui dà le 10 parole. Lui dice: la strada retta che ti porterà alla terra dove scorre il latte e il miele, quella strada è questa. Sono queste indicazioni che io ti do con amore. Non sono dei cappi che mette al collo o delle pietre che pone sulle nostre spalle. Sono indicazioni perché la vita del credente sia bella. Ed ecco allora che i discepoli esausti dopo la missione vengono interessati dal Signore Gesù per un nuovo compito. E il compito è quello di appassionarsi alle esigenze degli altri, non solo indicare la strada maestra con l'annuncio del regno, ma interessarsi delle esigenze che loro hanno. Hanno bisogno di mangiare, non abbiamo nulla, abbiamo pochi soldi nella nostra cassa, e però tu fidati, dai, cerca tutto quello che può essere reperibile e poi mettilo a disposizione. E qui c'è un connubio sinceramente molto interessante su cui occorrerebbero anche riflessioni molto più ampie di quello che sono in grado di fare io. Il connubio tra il riposo, ricordate il Vangelo di oggi, non affannatevi, non entrate in assillo, non vi possieda l'ansia, fidatevi del Signore. E il connubio tra questo discorso del Signore che chiede a ciascuno di noi di riposare e dall'altra parte la comunione conviviale. Il riposo che porta a un'esperienza di grandezza da parte del Signore Gesù, ma soprattutto di uno stile che lui desidera mettere continuamente a disposizione, ed è lo stile dell'amore gratuito. Il Signore Gesù dice: io tra un po' salirò la croce. Sappiamo bene come gli apostoli avessero del mandato del Signore Gesù avessero percepito ben altro rispetto alla croce. Addirittura dopo il momento della trasfigurazione sul Monte Tabor, quando per la terza volta il Signore Gesù parla dell'andare a Gerusalemme, Pietro gli si para davanti
e si sente dire: tu pensi come Satana. Il Signore chiede proprio questo, la capacità di affidamento. Vieni a riposare nonostante tutte le cose che nella vita devi portare avanti, non cercare per forza di essere adeguato in tutto e d'altra parte. Metti a disposizione tutte le tue risorse perché ci sia comunione, perché ci sia convivialità. Ed è proprio su questo aspetto che credo noi abbiamo a dover sostare. Il nostro brano è iniziato con il riposo promesso da Gesù e termina con un pasto condiviso. Riposare e mangiare sono tra i bisogni primari della vita umana e sono declinazioni della relazione di cura verso l'altro. Non pensiamo che al centro di questo dipinto di Marco, di questo brano di Vangelo, ci sia il miracoloso, il sensazionale. Gesù non vuole apparire come uno che fa cose che nessun altro sa fare. All'interno di questo quadro c'è la nostra umanità, a volte stanca e affamata. C'è la povertà delle nostre esistenze chiamate dal Signore a divenire esistenze eucaristiche, a divenire benedizione per gli altri. Lui ha uno sguardo compassionevole perché noi impariamo da Lui ad avere compassione e a dare il nostro dono d'amore, un amore gratuito, alle altre persone, ad essere pane spezzato per tutti. E allora, a partire da questo, anche su qualche nota che Claudia mi ha fatto arrivare, metto lì quattro domande molto semplici. L'Eucaristia ci chiama a spezzare la nostra vita e a renderla dono per gli altri. Nella nostra comunità si tenta di promuovere la sinodalità e la condivisione? Io dico spesso all'inizio della Santa Messa di preparare il cuore perché il Signore ha qualcosa da dirci. Il Signore vuole illuminare i nostri passi ed è bello uscire di chiesa avendo individuato un passo da compiere a partire dalla presenza del Signore. Ecco, noi riusciamo, vivendo bene l'Eucaristia, poi a promuovere nella nostra comunità passi di sinodalità e di condivisione. Secondo, come si vive la convivialità nelle nostre case? Il momento del pasto favorisce relazioni benevole? Dove ci si aiuta? Dove ci si comunicano cose semplici, ma anche cose di un certo spessore? Terza domanda. Abbiamo uno sguardo positivo sull'ambiente, sul creato, bellissimo il passaggio anche del Siracide oggi a questo riguardo. Ci sentiamo realmente responsabili della sua custodia, tentando di capire se ci sono dei passi concreti da compiere e tentando anche di realizzarli, anche quando questi passi risultano faticosi rispetto ad un lasciar correre le cose come sono sempre andate. E infine, mi sembra interessante anche questa qua, almeno sembra interessante a me, poi magari
ma quali sono le scelte positive a questo riguardo che sono già presenti nella nostra comunità? Perché non partiamo mica da quello che ci siamo detto oggi, c'è una grande ricchezza che ci accompagna, che ci porta avanti. Quali sono le scelte positive già presenti nella nostra comunità? Grazie per avermi ascoltato. Inizio a condividere io due cose, proprio nella direzione del condividere ciò che tra le cose molte che ho fatto mi toccano immediatamente di più, lasciando poi che anche altro si depositi pian pianino e lavori. Prego, condividere un po' con voi due passaggi che mi hanno così da tutto. Il primo è questo ritorno dei discepoli da Gesù dopo aver portato l'annuncio. Mi è piaciuto come mi ha aiutato a rileggere questo passaggio, ho letto tante volte così. L'annuncio è di Gesù. E questa cosa mi è piaciuta molto anche in tanti anni come educatore. Genitore, a volte la tentazione è quella di davvero sentirmi un po' depositaria, no? Dell'annuncio, cioè l'ho ricevuto, è mio e lo porto. Invece questa sottolineatura mi è piaciuta molto, no, non è così e non finisce lì, cioè quando anche io fossi chiamata a portare l'annuncio, oggi magari appunto come genitore soprattutto, però poi c'è questo, cioè i discepoli e Gesù mi insegnano questo passaggio, cioè c'è un ritornare a lui, un riportare a lui il frutto, a volte il successo, a volte anche l'insuccesso, ma anche gli errori di questo annuncio. Mi è piaciuto, insomma, sicuramente sento che mi serve, ecco, questo passaggio, questo stimolo che ci hai lasciato. E l'altra cosa, tra le altre che colgo, era nei quattro punti finali, no, che ci lasciavi un po' per la meditazione e la riflessione, richiamo, questo invito un po' a riflettere sulla sinodalità, forse perché è un tema che di questi tempi, no? Comunque ci sta raggiungendo e ci sta toccando nella nostra Chiesa diocesana, addirittura la Chiesa universale, insomma, questo invito un po' alla sinodalità. Però ecco, quello che dicevi, o meglio, quello che mi sembra che ne venga fuori è che
Tutto nasce inizialmente dal fare deserto, cioè dal lasciarsi ritirare nel deserto dal Signore, no? E quindi anche tutto ciò che possiamo metterci a pensare, a riflettere o a costruire e a immaginare anche, no? Nella nostra chiesa di oggi e di domani. Però ecco, il tutto nasce da questo desiderio di Gesù, cioè dal desiderio di lasciarci portare nel deserto dal Signore, quindi vivere quella familiarità, quell'intimità, quella profondità. E quindi insomma, partire dall'ascolto, ascolta, medita e tieni conto delle mie parole. Ecco, questo invito a non metterci subito a pensare, a costruire, a progettare, ma vivere innanzitutto questa dimensione di silenzio e di deserto, perché tutto poi alla fine nasce da lì, dall'incontro con Lui. Quindi immediatamente queste due cose. Grazie. Posso io due cose? Si sente? Sì. Sto prendendo un po' questa, mi viene da dire binomio forse, non so se chiamarlo così, che è molto legato a appunto questo tema dell'Eucaristia, che è il tema dell'affidamento e il tema del giocare, sì, la dico così, spero spiegarlo. Rispetto alle parole di Don Peppino, questo binomio lo ritrovo quando ha definito il deserto luogo dove il Signore conosce la tua fatica, e così mi ha colpito questa definizione. E quindi forse il luogo per vivere anche questo tema dell'alimento e del riposo, no? Appunto, perché il Signore conosce la nostra fatica, e quindi nel deserto, appunto, noi cerchiamo l'alimento e il riposo, e poi impariamo ad affidarci del Signore. Quindi questo è il primo tema. E il secondo è appunto il tema del giocarsi, perché subito dopo ha detto
queste parole date voi stessi da mangiare, no? Quindi il Signore ci chiede da un lato di affidarci e di fidarci di Lui, però appunto non ci toglie dalle nostre responsabilità, no? Appunto dice date voi stessi da mangiare, cioè ci chiama a giocarci, no? A non delegare, diceva Don Peppino, e quindi a non tirarci indietro, no? Appunto, farlo reagire e farlo con amore lui, no? E credo che questo sia un po', come si dice, la sfida nostra di vivere nel mondo, no? Da un lato vivere appunto questo affidamento al Signore e dall'altro sapendo bene che questo affidamento al Signore non toglie assolutamente, anzi, è alimento per giocarci sempre di più, no? nella nostra vita, nei nostri ambienti, nella nostra, appunto, anche il tema della convivialità, il tema delle relazioni, ma anche la terza domanda sul tema del creato, no? Cioè rientra in questa dinamica qui, ecco, mi sembra che siano un pochino i due binari forti che... Grazie, mi hanno colpito e mi ha fatto bene. Aggiungo una cosa su questo tema un po' l'ho interpretato così, del adesso tocca a te, cioè un po' della corresponsabilità, quello che stava dicendo adesso Daniela, che sicuramente è un tema fondamentale per un laico oggi. Noi siamo ancora una delle comunità pastorali fortunate, cioè tre parrocchie, tre sacerdoti, però Don Carlo il giorno del Corpus Domini l'altro giorno ha lanciato un bel appello ai bambini presenti a messa, dice sono un sacerdote anziano, chi è che mi sostituisce? Quindi lui giustamente tira l'acqua al suo mulino per le vocazioni sacerdotali, fa bene, ammiro tantissimo la sua voglia, il suo carisma, la sua età, però la parte nostra da laici non ci possiamo esimere nel nostro ruolo di adulti impegnati e come diceva anche Claudia, di portare avanti un senso di anche di tramandare alle nuove generazioni, anche per uno come me che non è un genitore di sicuro. Quindi questo è sicuramente stasera, che è anche il giorno del mio vaccino, quindi anche questo sentirsi responsabili del anche il senso civile, no? Il senso civico, è importante, è importantissimo. La ringrazio Don Peppino perché è fondamentale anche nel mondo del lavoro che oggi sicuramente dopo un anno e mezzo di pandemia è un mondo particolare, completamente cambiato, in cui sei messo molto alla prova dal punto di vista dei nervi, perché devi resistere a tutte queste stimoli o positive e negative che ti arrivano all'interno della tua azienda, del tuo mondo lavorativo, un po' per tutti i fronti, un po' dove ognuno vive, ed è fondamentale. E quindi è Gesù stesso che ci chiede, adesso tocca a te, cioè io ho fatto la mia parte, falla anche tu. Questo è sicuramente un bel compito, anche se sta per entrare l'estate. Mi ricordo la mia professoressa delle medie di religione diceva il cristiano non è come il gelato che d'estate si scioglie, anzi rimane sempre un gelato bello sostenuto. E allora questo è sicuramente molto molto importante, la ringrazio.
anch'io ringrazio Edo Peppino e mi collegavo un po' all'ultima domanda che avevo un po' proposto. Quali sono le scelte positive già presenti un po' nella nostra comunità? Beh, io l'ho immaginata appunto nella nostra comunità, nella Job. E noi abbiamo appena concluso la visita pastorale 15 giorni fa, a metà maggio, ecco. È stata una giornata importante, credo, da riprendere, perché abbiamo visto tanti momenti. Il parola arcivescovo ha messo lì alcuni passaggi, specialmente col consiglio pastorale, da portare avanti. E in quell'occasione, visto che ci sono alcune persone che sono dentro anche, ci sono qui stasera, ma sono dentro nel consiglio pastorale, ecco, sono emerse nella relazione che abbiamo mandato l'arcivescovo in preparazione e poi anche nel colloquio con lui nel pomeriggio, sono emerse diverse cose, credo, positive, ecco, che la nostra comunità sta cercando di portare avanti. Io credo che abbiamo bisogno proprio di crederci. Il brano di Vangelo di oggi, io mi sono fermato un po' di più sulla prima parte, quando Gesù porta i suoi a ritirarsi un po', no? A fare un momento di ritiro. Venite in disparte voi solo in un luogo deserto, riposatevi un po'. Ecco, quel venire in disparte, tra le scelte che potremmo anche fare, credo, può essere quella di, adesso che si riparte con un po' più di voglia di ritrovarci, non su Zoom ma in persona, può essere secondo me anche un po' importante anche scegliere di ritrovarsi intorno a una preghiera, ecco. Nel senso che la nostra comunità è spinta da tante cose, mettiamo in piedi tante cose, sul fare, ecco, ma un ritrovarci anche di condividere una preghiera insieme, è un momento di anche di riconciliazione generale nella comunità. Io penso che abbiamo parecchio bisogno, ecco. Forse Gesù aveva letto con i suoi discepoli in quel giorno, aveva letto il bisogno di fermarsi un po', andare in disparte, di preghiera. Poi non c'è riuscito perché poi sono arrivati tutti gli altri. Ecco, però credo che tra le varie scelte proviamo a puntare molto anche su questo, credo. Io mi sono fermato un po' sull'aspetto qui, ecco. E quindi riprendere un po' le cose che già ci stiamo portando avanti e aggiungere con un po' più di coraggio da parte nostra, ecco, dei momenti anche maggiori di ritrovo, di preghiera, di ritiro, di uscire, di ritrovarsi. Mi sembra che ne abbiamo bisogno, ecco. Grazie. Di momenti di preghiera, Don, non ne abbiamo sempre bisogno. Forse bisogna trovare modalità nuove. È quella la ricetta, credo. E spero che la pandemia ci abbia aperto un po' tutti quanti un po' di ingegno a trovare soluzioni nuove. Ma la cosa è vera. Bisogna il ritrovarsi, il pregare insieme. Lo stare intorno alla stessa mensa, allo stesso momento di adorazione, però l'uomo ha bisogno anche di molti spazi di silenzio. Forse noi siamo abituati a dire fin troppe parole, a riempire i nostri momenti di preghiera con parole, parole, canti, parole, parole. Magari un sano silenzio, molto sobrio, è forse la ricetta più idonea per l'uomo d'oggi.
possiamo anche pregare insieme, a meno che Don Carlo voleva dire qualcosa, no? No, no, dai, ho sentito parecchio, poi molte cose ti vengono in mente, però già sono importanti, importanti queste, insomma, quindi... No, grazie, grazie. Ma magari Don Marco, possiamo magari mettere la preghiera finale che legge un po' a nome di tutti l'Angela, se non sbaglio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Ecco, grazie allora, eh. Una serata. Grazie. Sì. Andiamo a concludere il percorso questo, Claudia, era il quinto incontro, giusto? Sì, esatto, esatto. Questo. Pensato anch'io. Corpo a corpo. Questo tentativo è quest'anno di proporre così un po' a tutta la comunità il nostro itinerario formativo su questi quattro verbi dell'agire di Gesù. Cacciare, sollevare, mangiare. Qualche volta siamo stati più sulla parola, qualche volta è stato un po' più magari esperienziale. E va bene, dai, io sono contenta di avere condiviso con voi questo cammino, questo percorso. E va bene, qualche volta eravamo un po' di più, qualche volta meno, ma non è questo, insomma, non è solo questo che conta. Penso che per chi c'è stato sicuramente ha lasciato una traccia. Stasera ringraziamo tanto Don Peppino che ha chiuso un po' con noi questo itinerario. E, vabbè, siamo sempre contenti quando lui può esserci. E quindi tante grazie. Grazie Don Peppino. Grazie a voi, grazie. Tentare grazie. Di insegnare qualcosa agli altri fa bene a noi stessi, quindi... Grazie, grazie proprio. Grazie, grazie. E grazie a Don Marco e a Don Carlo che siete sempre stati con noi, ecco, queste serate. È stato anche importante avervi con noi, insomma, bello. Sì, sì, sì. Fa piacere, certamente. E domani mattina nella tradizione della zona cattolica c'è l'Adoro Lunedì. Sì, sì, sì. Dall'avvento abbiamo iniziato questo percorso e lo stiamo portando avanti con l'impegno di qualcuno, insomma. Sì, per cui invitiamo tutti quelli che vogliono alle 7:15, dalle 7:15 alle 7:30 in chiesa per iniziare la settimana feriale, ecco, con questa breve preghiera. Adoro il lunedì. Una giornata un po' ostica, ma noi vogliamo dire che l'adoriamo, ecco, nel Signore. Va bene, bene. Dai, buonanotte. Ci date voi la benedizione, ci date sì. Una benedizione, dai. Va benissimo, allora in tre siamo qui, in tre, ecco. Bene, chiediamo la benedizione entro le nostre case, le nostre famiglie, quelle collegate, ma anche quelle che non sono qui collegate in questo momento. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Una buonanotte. Bene, buonanotte a tutti. Grazie. Don Peppino ti chiamo. Sì, brava, grazie. Sì, sì, sì. Sì.